Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere ed oggi esploreremo l'isola di Izabe, esattamente perché siamo sull'isola di Izabe, una location esclusiva dell'anime che non esiste nei videogiochi e che appunto su cui ci siete trasportati questo fanfarone di teleporta che ci ha detto sì, ti teletrasporta Ceneride, andiamo, e in realtà ci ha teletrasportati qui e ci ha detto che più lontano di così non può andare. Tocca a noi adesso andare dall'altra parte dell'isola e riuscire ad attraversarla tutta fino ad arrivare a Ceneride. La nostra squadra è questa: Corphish, Torkoal, Swellow, Sceptile, Pikachu e momentaneamente ancora con Basken finché non prenderemo Snorunt. Con cui sostituirlo. Quindi iniziamo a esplorare quest'isola di Izabe. I'm so glad the forest is here. I get to spend all day exploring. Beh, giustamente questo è un pigliamosca ed è così felice che ci sia qui una foresta. Così può passare tutto il giorno ad esplorarla. Salve! Lei ha perso nella gara e era troppo non graziosa, era troppo scoordinata forse. Comunque vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Eccoci qua, stai attento, sei avvisato. Questa isola racchiude tutti i generi di elementi. Preparati prima di esplorarla. Esattamente, troveremo un bel po' di paesaggi diversi su quest'isola. Sei venuto qui per competere nella gara? No. Lì possiamo tornare a Moss Deep City, avete Azzurropoli volendo, ma non ci interessa in questo momento. Salve. Quest'isola non è su molte mappe. È vero? È vero, sì, ho controllato personalmente ogni singola mappa di Pokémon. I have a sneaky move for you. Fall Play. No, grazie. Non voglio imparare Fall Play. Entriamo qui dentro, vediamo chi c'è. Salve. Stai attento nella foresta, ci sono allenatori lì dentro. Va bene, grazie. A questo punto andiamo qui dentro nel contest e vediamo se c'è qualcuno da sfidare. Il mio Charmander è diventato troppo nervoso durante la gara, quindi ho dovuto ritirarmi. Non è così male, cioè non è tutto questo finimondo. After spending years in this town, I decided to help out and teach the move, skill swap. No, grazie, non voglio imparare nemmeno skill swap. Grazie. Questo ho perso addirittura nel primo round, che pippa. Tu mi sa che sei un allenatore. I lost to me, io ho davvero perso con Vera? Come ho potuto perdere con una persona come quella? Aspetta, tu la conosci? Perfetto. Allora, puoi insegnarmi un nuovo modo per vincere. Effettivamente noi abbiamo sconfitto Vera tutte le volte che l'abbiamo trovata. Quindi chi meglio di noi possiamo insegnare ad Harley come vincere? Che ha perso con Vera con il suo Cacturne. Allora, Xissor mi sa che non gli fa molto. Sostituiamo e mandiamo subito Tor. Anzi, Swellow. Andiamo a Swellow che deve prendersi un po' di punti esperienza. Così facendo anche Corphish salirà a livello 40. Ok, semitraglia. Ci fa comunque discretamente male, pur non essendo molto efficace. Andiamo di volo. Vai. Usa finta. E noi piombiamo giù con volo. Perfetto. Addio Cacturne. Adoro come design Cacturne come Pokémon. Oh, sgranocchio, finalmente. Meglio di Night Slash, direi di toglierglielo e insegnargli Sgranocchio. Ecco fatto, bene bene bene, e bene 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 sì, questa non è finita. Sarò io il miglior coordinator, come lo traducono in italiano, che voi sappiate. Allora, andiamo qui dentro, salve. Alola, cosa? Aspetta, non dovrei dirlo qui. Ciao! va bene, capitano. Allora, qui potremmo prendere delle Pokéball, qualcosa, ma teniamo i soldi per altro. Direi che possiamo magari prendere qualche repellente. Abbiamo dei repellenti? Allora, Super Repel ne abbiamo uno, Max Repel, abbiamo già 9 Max Repel, direi che va più che bene, prendiamone uno in caso. Ma non è un problema. Qui i dungeon sono molto corti in realtà, come avete notato. A questo punto, credo che abbiamo esplorato quasi tutta l'isola, ma anche tu. Ok, dice che è la zona migliore per pescare, non è né troppo tranquilla né troppo chiassosa. E a questo punto possiamo andare. Andare nella foresta, salve. Oh, tu sei Drake, uno dei Super 4. Perhaps you are a strong trainer, forse sei un allenatore forte. Oh, hai 7 medaglie di Hoenn, oltre a 8 medaglie di Johto, 8 medaglie di Kanto e il titolo di campione della Lega Pokémon Orange. Quello forse ti è sfuggito. Forse potresti essere anche una bella sfida. Sì, evidentemente ti è sfuggito, caro Drake. Però Drake è un Super 4 e ha dei Pokémon molto forti. Potresti
potrebbe darci dei problemi. Bisogna stare attenti, eh. Andiamo di Brick Break su di lui. Azz, abbiamo pure paralizzato. Però Brick Break itta, va bene. Muori pure, caro Corphish. Non mi aspettavo che tu facessi qualcosa contro Shelgon. Andiamo di Sceptile. Io invece mi aspetto grandi cose da te, Sceptile. Soprattutto grazie a Toxic. Ecco perché mi aspetto grandi cose. Azz, Dragartigli, Dragon Claw. Mi ha disintegrato. Mi ha letteralmente disintegrato. Non penso che tu possa fare qualcosa in questo momento. Cambiamo Pokémon, ma andiamo Pikachu. Andiamo con Pikachu contro di lui. Sdoppiatore, Double Edge. Ok, andiamo di Thunder Punch. Non è molto efficace, ma i danni gli si riprende. Ah, statico che non hitta perché in realtà non c'è niente da hittare. Andiamo di Electro Ball. Ok, buono. Shelgon gliel'abbiamo tirato giù. Poi Altaria, lasciamo Pikachu. È Drago Volante lei? Sì, è Drago Volante. Ok, paralizzata, ti sta bene. Il nostro Pikachu muore, ma non è un problema, perché noi ora mandiamo Swallow, che deve prendersi un po' di punti esperienza, va? Vai, io confido in te, Swallow, confido che il tuo volo possa colpire e non penso shottare Altaria, infatti. Però ora credo che tu con Aero Assalto possa farlo. Bravo. Bravissimo. Livello 41 per Swallow e abbiamo sconfitto Drake. C'è del potenziale in te, ci dice. Beh, grazie Drake. Sembra che tu diventerai davvero un ottimo allenatore. Don't become too cocky from all the power of farewell. Non diventare troppo comunque troppo sicuro di te. Perché, ovviamente, troppo presuntuoso. Ecco, cocky magari presuntuoso. Va bene, abbiamo anche sconfitto Drake e a questo punto possiamo andare nella foresta. Izabe Forest, vai. Iniziamo a sfidare questi allenatori. Qui dentro potremo trovare forse qualche Pokémon nuovo. Heracross no, grazie, ce l'abbiamo già. Fuga, no, dai. Non, dimmi, cioè, davvero non puoi fuggire? Allora, salve. Check out my bug Pokémon. Controlla il mio. Guarda il mio Pokémon di tipo coleottero, ma anche no. Ma soprattutto se è un Caterpie, ma. A parte che qui i livelli sono belli alti, eh. Davvero alti come livelli. Corphish è più lento di lui. Sig. Corphish era alla stessa velocità di un Caterpie. Pinsir, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Swallow. Vediamo un po' cosa può fare questo Swallow contro Pinsir. Vai, vai di volo. Dovresti riuscire a shottarlo, eh. No, dai, peccato. Guarda che danno che ci fanno. Eh sì, sono diventati davvero forti i Pokémon ultimamente qui. E Volbeat, lasciamo Swallow. Lui per me con volo lo shot. C'era stato un piccolo rallentamento, l'avete visto nel gioco? Ho avuto paura che crashasse. Fortunatamente no. Dai, però ha missato l'attacco. Su, vai ancora di volo. Ok, ha provato a usare Zen Headbutt. Cozzata Zen. Ma niente da fare per Volbeat. Perfetto, e uno è andato. Andiamo a prendere questo strumento che è una Ultra Ball. E fa sempre comodo una Ultra Ball per catturare Pokémon. Salve. No, non salve perché c'è un Pokémon che ci interrompe ed è un Nidoran. Va bene, fuga. Salve. Buona battle? Ma certo che sì. Ma certo che sì. Eric. Che manda in campo Butterfree. Ok, interessante Butterfree. Andiamo di Crabumber. Fa male, Crabumber. Alla faccia si fa male. Questo fa malissimo. Azz. Air Slash speciale. Ci ha fatto disintegrato Corphish. Mannaggia loro. Allora. Ho continuato a usare Air Slash che fa malissimo. Ma che è sto Butterfree? Cioè mi ha davvero shottato due Pokémon? Boh, va bene. Andiamo di Lanciafiamme. Air Slash di nuovo. Guarda che danno che fa. Ok, raga, qui i Pokémon non sono da prendere sotto gamba, ma per niente. Torno un attimo al centro Pokémon a curarmi, perché qua la faccenda è tosta. Un Nidoran. Ok.
Fammi fuggire, per favore, eh. Fammi fuggire. Grazie. E non farmi incontrare nuovi Pokémon. Perfetto. Torniamo un attimo al centro Pokémon, perché qua bisogna prepararci un minimo meglio, a livello mentale più che altro, non di oggetti, perché non vado a comprare altri oggetti, ma entrare nell'ottica che effettivamente qui i Pokémon sono forti. Non posso mettere Corphish davanti. Mettiamo Swallow davanti qui, se ci sono le pigliamosche. E andiamo. Andiamo qui sotto. Oh, chi sei tu? Di sotto. Vediamo, Esploriamo questa foresta. Abbiamo già battuto due allenatori. Tu sei un allenatore? I have learned much from this forest. Which Pokémon would you like me to teach Bug Bite? Ah, lui ci insegna Bug Bite. No, niente, non... nessun Pokémon può impararlo. Comunque non penso che gli abbia insegnato. Sarebbe Coleomorso. Ma che Pokémon ci sono qui? Scusatemi, un Tauros. Va bene. Io però con davanti Swallow posso fare fuga. Salve. All my pride is on this one. Tutto il mio orgoglio è su questa battaglia, credo. O su questo Pokémon. Bene, ha due in realtà, quindi non penso. Altrimenti l'altro, poverino, scusate. Andiamo di volo, lui mette Toxic Spikes. Ok, vuole fare lo stronzo. Noi lo shottiamo. Buono. Poi Ariados, lasciamo ancora il nostro Swallow e andiamo di volo. È bello rivedere questi vecchi Pokémon però, eh. Cioè vecchi, nel senso Pokémon delle scorse regioni. Andiamo ancora di volo, dato che ha missato di nuovo questo Swallow. Buono. Ok. Oh no, e invece sì. Tiriamoci una botta di pozioni. Vai. Ecco fatto. E proseguiamo. Andiamo prima su. Nidran. Mi sa che non ci sono Pokémon nuovi a questo punto qui. Potrei quasi quasi mettere un bel repellente, che dite? Salve. Questo adora continuare a muoversi, va bene? Ross. Generale Ross, proprio lui? Quello che sarà interpretato da Harrison Ford? Allora. Tiriamo giù Caterpie, poi Yanma. E anche per lei, o anzi lui, un aerostato dovrebbe bastare, invece no. Ancient Power, davvero? Davvero Yanma usi Ancient Power? Va bene, non me l'aspettavo questa. Ladybug, lasciamo Swallow. Aerossalto dovrebbe bastare, ok, grazie. E Ledian, che con Ledian magari un volo, eh. Tiriamo un volo. Agilità, va bene. Così colpisci per prima, ottimo. E volo. Ok. Bravo Swallow. Oh, mi sono seduto, sì, ti sei seduto. Allora, andiamo a prenderci una fresh water. Ecco fatto. Diamola a Swallow. Perfetto, prendiamo questo strumento. Ah, cura totale, dai, fa sempre comodo averla. Altro Pokémon, vediamo chi è. Tauros. Beh, ragazzi, faccio anche mettere un repellentino. Che dite? Tanto qui non penso che troveremo Pokémon nuovi a questo punto. Vediamo se c'è dell'altra erba alta. Sì, dai, mettiamoci un repellente. Allora, vediamo se c'è qualche repellente da mettere. Tipo un super repel, per non metterci un repellente max. Vediamo, se trovo qualcosa. Forza. Max repel, ok. Non è che ho anche un super repel, magari? Nope. Andiamo di max repel, vai. Ole. Così possiamo girare un po' più in tranquillità. Ah, possiamo andare qui sotto, ci sono due allenatori, vai, battiamo prima lui. A wild Caterpie is too little for me. Un Caterpie selvatico è troppo piccolo per lui. Va bene. Amanda Fortress, ok, qui avrei fatto meglio mandare il caro vecchio Torkoal, ed è una cosa che farò ora. Mandiamo Torkoal, penso che Swallow probabilmente salirà comunque di livello. Lui usa Payback, va bene. E non gli usiamo lanciafiamme. Spikes, ok. Non sostituiremo Torkoal a questo punto. E per favore Torkoal, usa Quick Claw? No, peccato. Vabbè, ho usato altro Spikes, quindi non ci ha fatto male. Buono, Swallow al 43, come dicevo, e anche Torkoal al 43. Ottimo. Tra l'altro lui ha messo Spikes. Oh, vabbè, ok. Andiamo a sfidare anche lui. Let's do this. Eh sì, let's do this assolutamente.
Che hai tu? Masqueriana. Ah, bellina Masqueriana. Anche se non mi ha mai detto niente comunque come Pokémon quello, sinceramente, mai. Ci ha diminuito l'attacco, ricordiamocelo, con prepotenza. E infatti non riusciamo a shottarlo con volo. E il cutter ci fa malissimo, andiamo di aereo assalto. E se possiamo ora cambiamo Pokémon, così va via il drop. Shed Ninja, sì. Cambiamo Pokémon e mandiamo Torkoal. Shed Ninja, vai. Andiamo di lanciafiamme. Ah, peccato, speravo che usasse Quick Claw. Bravo, non ti sei confuso. E tiriamo giù Shed Ninja. Butterfree, sì, cambiamo di nuovo Pokémon e mandiamo Swallow. Davvero toste le sfide in questo posto, mi piacciono. Andiamo di Fly, cioè toste. Toste per essere degli allenatori comuni, mettiamola così. Bella di per volo. Perfetto, abbiamo battuto anche lui. Possiamo andare avanti e battere quest'altra ragazza qui sotto. Magari mi potrei tirare un'altra Freshwater. Che dite? Su Swallow. Ecco qua. Salve. Would you like to see me perform? In che senso? Performare in cosa? Cara Lady Samantha. Ecco qua avrei dovuto mandare Torkoal, mannaggia me. Tipo metallo, tipo acciaio, tipo metallo che vengo dal pianeta Caracallo. Allora, andiamo a Mawile. Noi mandiamo Torkoal contro Mawile, che morso non gli farà nulla, perfetto. E andiamo di lanciafiamme. Oh, ma questo Quick Claw lo puoi usare ogni tanto? Eh? Cosa ha fatto? Ok, via. Perfetto, Lady Samantha, battuta. E possiamo proseguire. Qui c'è qualcosa? Ah, qui si esce, ok. Però qui in fondo magari troviamo qualcos'altro. Altro allenatore, battiamolo. Why are you here? Perché sei qui? Ah, perché sei qui tu, scusa? Beh, giustamente sei un pigliamosche, Edward. Non è che posso chiederti questa cosa. Ok, un altro di tipo acciaio. Quindi un altro che si ravvederà con Torkoal. Evidentemente. Tra l'altro Swallow salirà a livello 44. Dopo questa battaglia. Iron Head non ci fa nulla, perfetto. E noi tiriamo un bel lanciafiamme. Niente, Quick Claw non lo vuole più utilizzare. Si è rotto le balle di usare Quick Claw. Per attaccare per primo. Buono, Swallow a livello 44, qui c'è uno strumento, Muscle Band, niente male, me la prendo molto volentieri. E possiamo uscire dal bosco. Ecco fatto. Strumenti invisibili qui? Nope. Tu? Cosa vuoi? Niente, è venuto qui per esplorare, ma ha bisogno di una piccola pausa. Ti capisco. Noi possiamo fermarci qui al centro Pokémon, curarci un attimo. Esplorare questa zona che è la Rayado Town. Il repellente è morto, ma non ne voglio mettere un altro. Ci sono degli strumentopoli qui misteriosi. Non sembra. Tu cosa vuoi? Il deserto è così caldo. I wish it would wash away. Cosa? Allora, qui non c'è nulla, giusto di invisibile. Ok, vediamo qui dentro che c'è. Salve. Ok, dicono che hanno una vita dura. This is a relic from the past. I hope you get as much joy from it as I once did. Oh, ci dà la TM 107 che è maledizione. Se non ho letto male, era curse. Niente male. Lui sta cercando un Magneton e lo scambia per Togetic. Questo in realtà è un bello scambio che si può fare perché Togepi è abbastanza rompiballe da prendere. E da evolvere, quindi niente male come scambio. Oh, e questo è il deserto, inizia il deserto. Allora, direi di mandare in campo Corphish e vedere come se la cava con questo primo allenatore. Can you believe this place? Puoi credere a questo posto? Beh, effettivamente è strano. Passi dalla foresta al deserto e a chissà cos'altro dopo in un batter d'occhio. Ok, c'è pure la sabbia. Crabhammer, niente male, ok, Astardi. Ah, ma lui ha Discharge? Ma scusami, ma allora stai barando. Vabbè, Crunch. Ok, Corphish un pochettino riesce a
tenere in questa zona, più o meno. L'iron. Dovresti essere lento anche tu. No, per usare Crabhammer. Mi sono confuso. E niente. Addio Corphish. Mi sono confuso con i tasti. A questo punto mandiamo Torkoal, così si prende un po' di punti esperienza, sarà anche lui a livello 44. E andiamo di Flamethrower. Ah, super efficace, eh? Addio Lyron. Perfetto, vorrebbe imparare Curse, no grazie. So hot, sì, so hot. Ma quella era appunto una prova per testare il nostro Corphish. Sapete cosa potrei fare? Potrei dare il condivido esperienza a Corphish. E mi sa che lo farò. Mi sa che lo farò. Cioè, diamo il condivido esperienza a Corphish. Deve salire un po' di livello, altrimenti quel Pokémon sarà completamente inutile. Allora, cerchiamo il condivido esperienza. Dovrebbe essere verso il fondo. Dov'è? Non lo trovo. Oh, non c'è più. Dove l'ho messo il condivido esperienza, scusatemi? Non l'ho visto io? Eccolo. Ok, exp share. Eh beh, sono scemo io, cercavo condivido esp in italiano e giustamente non lo vedevo. Andiamo alla Corphish, sì. Togliamogli l'Everstone, la pietra stante. E a questo punto mettiamo davanti, in quella zona lì, direi di mettere davanti... Sceptile, dai. Perfetto. E a questo punto direi che questo video può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto, al prossimo video!